Ciao a tutti gli amici del canale o comunque a tutti quelli che vedranno questo video. Oggi, anzi, sarà un video un po' lungo, durerà qualche giorno, però voi vabbè, lo vedrete tutto unito. Comunque sarà, vi prospetto che sarà già che sarà un video bello lungo. Volevo farvi vedere come revisionare il carburatore. Del carburatore CV della Sportster, non monta solo sulle Sportster, ma io l'ho montato sul mio 1200S. Da qualche periodo mi dà alcuni problemi di carburazione. Allora, secondo me è un po' è sporco dentro e deve esserci anche qualche problema sugli ugelli dei getti. E sugli spilli anche. Ho comprato il kit di revisione del carburatore su eBay, si trova a pochi euro, si trova a circa 30 euro. Il kit è formato da due sacchettini. Allora questo, vediamo se riuscite a vedere il codice. Comunque poi nei link sottostà nei link, scusate, nella descrizione del video vi farò vedere i link dove acquistare e vi metterò le descrizioni dei codici. Questo qua vedete è il kit di guarnizioni. Dentro ci sono anche le molle e gli spilli, mi sembra. Sono qua dietro imboscati tutte le varie guarnizioni per appunto revisionare il carburatore, i carburatori Harley Davidson dall'89 al 2006. E questa è la membrana, anche qua vedete quel codice, comunque poi ve lo scriverò sotto, è della Zodiac. Questo invece è di una marca X. Ok, comunque niente, li trovate poi sotto nella descrizione del video. Allora mi dà un po' di problemi perché ma ho la carburazione che non va tanto bene, mi ha bruciato oggi andando a lavorare, ha iniziato a darmi degli scoppi in accelerazione, non in rilascio ma in accelerazione, sentendo il mio amico Griso Cristiano, anche secondo lui molto probabilmente il problema è il carburatore, perché ho provato a regolare la vitina della benzina sotto il carburatore, però riesco sia a avvitarla che a svitarla al massimo e la moto non si spegne o non dà segno di cambiare l'ingresso della, cioè si sente che il motore non ha nessun tipo di variazione nell'andamento nel momento in cui io vado a girare la vitina del carburatore che è qua sotto, che semmai poi vi farò vedere meglio. Mi ha fatto un bel buco nella spugna il carburatore, vedete, eccolo qua. Questo è il buco che mi ha fatto oggi, appunto gli scoppi che buttava fuori durante il risucchio mentre il pistone praticamente va su, mi ributta indietro i vapori e mi riescono dal carburatore, vanno a bruciare la spugna. Allora cosa ho fatto? Ho sempre preso consiglio dal buon vecchio Griso, il quale mi ha detto: fai come ho fatto io. Vai in un supermercato o in un ferramenta, ti compri un passin, come si dice da noi, un colino da cucina e lo metti dentro come rete fine dentro al filtro. Io ho il filtro occhio di mosca, prima c'era la spugna qua dentro. Ho messo questo primo rivestimento che vedete qua, vedete che è trasparente, il colino. Fra il colino e la rete più fina vedete questo riflesso dorato, praticamente è un filtro d'ottone finissimo
mi ha detto il tipo che me l'ha venduto della menta, che lo usano per tipo filtrare l'olio e lo vendono in foglie, eccolo qua. Allora il colino l'ho pagato tipo 7 euro, questo qua l'ho pagato boh, tipo 2 euro e mezzo, ne ho presi 25 centimetri per mezzo metro perché avevano rotolo da mezzo metro. Ho messo sui guanti perché una volta tagliato mi sono fatto un po' di buchi sulle dita perché sta retina qua è maledetta. Ho messo sui guanti, l'ho ritagliato ed è venuto fuori questo. Ecco, adesso vi faccio vedere tutti i passaggi da carburatore montato, andiamo a smontare il carburatore, successivamente andiamo a smontare il carburatore dal motore, successivamente andiamo a smontare pezzo per pezzo il carburatore e a vedere come pulirlo e come montare tutti i pezzi nuovi. Per smontare il carburatore ho bisogno di, allora, un cricchetto con una bussola da 10 per smontare le due viti da 10 che mi tengono fissato la base, diciamo, del filtro al carburatore. E poi di un cacciavite a stella bello grosso per svitare la terza vite. Allora, non so come mai ce ne sono due esagonali e una stella, comunque così funziona. Per cui il carburatore, allora, l'Harley, come sapete, essendo moto americana, ha tutta la viteria al passo reale, cioè passo in pollici, tranne alcune robe come i freni, ad esempio, ho visto che sono in passo metrico e anche il carburatore, visto che è fatto in Giappone, ha tutto passo metrico. Infatti anche queste vitine qua, non vorrei dire sempre solita stupidata, ma dovrebbero avere passo metrico, per cui sono anche facili da sostituire nel momento in cui avete bisogno di cambiarle. Ho tolto la base del filtro, tolgo la guarnizione e vado a, con la chiave da tre quarti, vado a svitare, a togliere le viti delle teste. Ok, dato il primo giretto a mano, adesso posso toglierle, il primo giretto con la chiave, adesso posso toglierle a mano. Allora, un'altra piccola piccoletta, quando io ho comprato la staffa per fissare il filtro a occhio di mosca, pazienza, sono sotto il neon per cui ci sono dei riflessi un po' bastardi. Avevo all'interno del kit avevo tutte queste guarnizioni qua in teflon che sono sottilissime, che faranno mezzo neanche 1 mm di spessore. E il problema è che non ce n'erano abbastanza e comunque la moto perdeva olio. Allora sono andato in un negozio qui vicino che vende materiale, vicino alla mia ditta che vende materiale per oleodinamica, e ho preso queste rondelle. Sono delle rondelle d'acciaio e all'interno hanno una guarnizione d'olio e sono fatte apposta per tutti quei macchinari che hanno a che fare con l'oliodinamica. E devo dire che mi hanno risolto un bel po' il problema. Per cui ve le consiglio, non costano tanto perché costerà 20-30 centesimi all'una, me ne servono 3 per testata, quindi 3-3-6 con 2 euro, ecco, ce la caviamo. Prendo un po' di carta e pulisco un po' da tutto l'olio. Allora, qui questa guarnizione, che è la guarnizione che c'era fra il carburatore e la piastra, l'ho fatta io perché quando ho comprato quando ho comprato il filtro dell'aria con la basetta, la guarnizione aggiuntiva non c'era e ce n'era una sola, che era quella del filtro vecchio, che è questa originale, e quindi ho messo su questa. Ho
e quell'altra me la sono fatta ritagliando un pezzo di gomma abbastanza fino, che ho trovato sempre lavoro. L'ho ritagliato più o meno simile, vedete, beh, qua è un po' più. Questa è l'originale e questa è quella che ho tagliato io, non è proprio la stessa cosa, però ha fatto il suo sporco dovere, diciamo, per il momento. Comunque, ho visto che all'interno del kit per revisionare il carburatore c'è anche una guarnizione uguale a quella lì, per cui quando andrò a rimontare il filtro non monterò più quello lì, ma monterò l'altra guarnizione che c'era all'interno del carburatore, del kit di revisione. Il carburatore è non sporco, di più di sporco anche dentro, anche perché io per recuperare i vapori dell'olio delle teste non andavo a scaricarli a terra, ma li ributtavo all'interno del filtro, per cui non, scusa, li ributtavo all'interno, sì, del filtro e dentro il carburatore direttamente, per cui c'era un bel macello, ecco. Il carburatore non è fissato alle testate del motore, ma è incastrato a pressione all'interno del collettore. Per cui per togliere il carburatore devo solo tirare con forza, diciamo, tiro e quindi mi resta in mano tutto il gruppo carburatore. Ok, vado a togliere, a mollare leggermente i registri dell'acceleratore per togliere meglio il carburatore, per cui tolgo le protezioni dei due registri. Chiave da 3 ottavi e chiave del 10, perché non ne ho due da 3 ottavi. Prima mollo il controdato e poi vado ad allentare il registro, sia da una parte che dall'altra, ovviamente, perché ho i due cavi dell'acceleratore, non ne ho uno solo, per cui meglio se li allento entrambi. Ok. Tanto mettiamo un po' in mano, passo ancora qua. Ok. Quello che non mi serve lo metto via, perché se mi dà fastidio lavorare quel casino, perché poi cerco un attrezzo e non lo trovo, divento matto, per cui. Allora, adesso vedete che per togliere il carburatore devo solo fare un po' di pressione. Eccolo qua. Allora, devo togliere innanzitutto il tubicino che mi regola il sensore che mi fa il sensore di pressione del voice. Ovviamente devo stare attento alla benzina che potrebbe uscire dal carburatore. In questo caso mi ha lavato, non ci ho pensato e ho rovesciato il carburatore, c'era la vaschetta piena di acqua e infatti mi ha fatto un bel macello. Tra l'altro, non so se riuscite a vedere, perché ho spostato la videocamera. Sì, perfetto. Ci vedete anche poco perché mi è zoomato. Vabbè, non sono un regista, per cui portate pazienza. Ok, allora scollego i cavetti dell'acceleratore. Che vengono via senza problemi adesso che ho mollato le viti dei registri. Sto anche la molla rotta, no, è molletta aggiuntiva, vabbè, tolgo questi. E ho l'ultimo da togliere, che è il cavetto della benzina,
misure la benzina che è qua dietro e tolgo con una chiave da 7 che c'è una fascetta, devo solo allentarla e tirar fuori il tubo da raccordo a L di ottone. Io non, allora, nella maggior parte dei carburatori la leva dell'aria del choke, diciamo, è attaccata dalla parte opposta della moto, cioè attaccata dalla parte opposta del motore, è attaccata di là. Io l'anno scorso l'ho tolta, va a fisciarmi benzina ovunque, l'anno scorso l'ho tolta, l'ho spostata e l'ho messa di qua sopra il carburatore, mi sono fatto questa staffetta qua artigianale e l'ho portata qua, invece di solito andrebbe di là, per cui quando dovete togliere il carburatore sarebbe meglio spostarla dalla parte di là, sarebbe meglio, scusate, toglierla prima dalla parte di là, in modo che quando andate a togliere il carburatore venga via anche la levetta dell'aria, perché è qua dietro il connettore della leva dell'aria, attaccato dietro, è avvitato dietro il carburatore, e quando voi andate a toglierlo che non la strappiate o comunque rompete la plastica, e poi si sono casini, insomma, perché dovete cambiare anche quella. Per cui è meglio prima toglierla dalla parte di là, la leva dell'aria, e poi toglierla anche di qua. Vediamo se riesco a togliere sto cavetto qua senza farmi male. Sarebbe difficile. Ok, sotto c'è il tubicino dello scoglio che avrei dovuto svuotare prima, che è quello praticamente che mi svuota la vaschetta che c'è qua sotto, la vaschetta della benzina che c'è qua sotto, avrei dovuto toglierlo prima, invece sono un volpe e non l'ho fatto. Se riesco ad appoggiarlo senza che mi caschi. L'ultimo problemino è quello che devo tappare il tubo con una vite dell'8, che adesso recupero, da qua prendo una vite, una semplice vite M8 e la butto dentro in modo che non mi esca benzina. Sì, ci sarebbe c'è il rubinetto della benzina, però siccome è vecchio, magari una goccia ogni tanto non ne ho idea perché non l'ho mai provato, però magari una goccia ogni tanto la perde, per cui ci butto su, la declina lì questa vite dell'8 qua e mi tiene chiuso per bene il tubo. Nel kit revisione del carburatore c'è anche la guarnizione che va attaccata al collettore delle teste, questa qua, dove poi il carburatore va ad incastrarsi. È buona cosa cambiare anche questa, sarebbe buona cosa cambiare anche le guarnizioni delle teste, la guarnizione del collettore del motore, sono due. Se allora cambiare anche quelle, adesso guardo domani magari su internet se le trovo quanto costano ed eventualmente cambio anche quelle, visto che ci sono, tanto togliere 4 viti sul collettore si fa presto, per rimuovere la guarnizione si fa altrettanto presto, per cui potrei fare anche quel lavoro lì, diciamo, dai. Questo è il motore senza il carburatore in mezzo. Una cosa che non vi ho detto è che siccome, anzi allora vi ho detto che comunque il lavoro
che farò io durerà qualche giorno perché non faccio in tempo a fare tutto questa sera. Però voi lo vedrete comunque tutto in una botta il video. Una cosa che non vi ho detto prima è che una volta che ho tolto il carburatore, tutto quello che non viene di solito coperto dal carburatore lo chiudo, lo tappo. Per cui ho chiuso, come vi ho detto prima, il tubo della benzina con una vite M8. Con una vitina piccola ho chiuso il tappo che va alla sonda del Voice che c'è sotto il serbatoio. Questa è quella che va attaccata dietro al carburatore, che mi sente il vuoto per darmi l'anticipo sull'accensione. Ho tappato le viti delle teste, siccome sono forate qui, per permettere praticamente lo sfiato dei vapori all'interno dello scarico dello sfiato. Le ho tappate con, gli ho dato un giro di nastro isolante e gli ho dato qualche giro all'interno della testa, tanto che mi tappi il foro e il collettore dei due cilindri. L'ho tappato con un po' di nastro di carta in modo che anche qua non vada dentro bestie o sporcizia all'interno del motore. Per prima cosa vado a rimuovere allora, questo intanto vedete è il carburatore, okay? Questa è la parte che va attaccata al collettore fra i cilindri. Questo era la L dove andava attaccato il tubicino della benzina che arriva dal serbatoio. Questo qua sotto era il tubicino dove c'era, è praticamente il collettore dove c'è attaccato il tubicino lungo di scarico della benzina, che mi scarica la benzina dalla vaschetta allentando questa vitina qua. Praticamente io apro il rubinettino allentando questa vite e da qua praticamente mi esce, mi spurga la benzina fuori. Per cui io potrei dopo togliere il carburatore senza sporcare la moto come ho fatto io. Allora, prima cosa togliamo la leva del choke, per cui tolgo le due vitine da qua sopra. Sono a croce, per cui basta un cacciavitino, un semplice cacciavite a croce. Tanto le riposiziono in modo da non perderle mentre lavoro. Con una chiave da 14 vado ad allentare l'ugello dell'aria che ha la sua piccola molla. Vedete che quando tiro la leva del choke viene indietro tutto e poi la molla serve per riportarmelo in posizione. Ieri sera ho preso il carburatore e l'ho immerso in questa bacinella piena di benzina. Infatti in garage questa mattina c'era un odore abbastanza spaventoso. Vedete che la benzina, che solo stando dentro in ammollo questa notte, si è riempito di sporco. Vedete sul fondo che c'è tutto c'è tutta sta polverina, che è tutto lo sporco praticamente che c'era attaccato al carburatore. Allora, man mano che lo smonto adesso inizio a lavare bene bene tutti i pezzi. Non è immerso completamente perché non ci stava all'interno della bacinella, ma avevo questa. Per cui questa mattina presto l'ho rigirato, gli ho dato un giro in modo che stesse in ammollo anche dall'altra parte. Adesso inizio un po' alla volta a spazzolarlo per bene, per fuori, per portarlo, per dargli una un attimo un po' di decenza. E lavarlo bene e poi iniziamo a smontarlo un po' alla volta. Allora inizio a
anzi, prima smonto la parte dell'acceleratore. Ok, prima inizio a smontare questa. C'è una vite da togliere qua sopra e una vite qua, e rimuovo praticamente il fermo dell'acceleratore e la vite del minimo. Dopodiché andiamo a lavorare con tutto il resto. Allora, spazzolino da denti alla mano e inizio a spazzolarlo tutto bene. Vedete che ad esempio qua è bello nero questa parte. Ok, spazzolino da denti, inizio a bruschinare, come si dice dalle nostre parti, e un po' alla volta si tolgono tutti i residui di olio, tutte le scorie di grasso attaccate e di sporcizia accumulata in questi anni, e torna bello pulito. Adesso sì, non vi farò vedere ovviamente non vi farò vedere tutta la pulizia del carburatore in questo modo, perché sennò vi ci vorrebbe una giornata intera solo di spazzolamento. Comunque va eseguita attorno a tutto il carburatore questa cosa, in modo da ripulirlo per bene, e dopo, anche una volta che iniziamo ad aprire il carburatore e abbiamo tutti i pezzi del carburatore in mano, dobbiamo fare la stessa cosa anche su tutti i pezzi, o su quasi tutti i pezzi. Comunque, man mano che proseguiamo la pulizia e apriamo il carburatore, vi spiego meglio come pulire tutto e come smontare tutto, ovviamente come pulire tutto per bene. Avete visto che semplicemente con lo spazzolino da denti e con la benzina, da nero come era prima, adesso è tornato del colore originale. Ecco, andiamo avanti così attorno a tutto il carburatore. Intanto lo puliamo all'esterno. Ovviamente dobbiamo smontare tutta questa parte per accedere bene. Vedete che qua in mezzo, aspettiamo, come al solito la messa a fuoco. Vedete che qui in mezzo è bello nero, ma una volta smontato tutto tornerà di questo colore anche dalla parte di là. Intanto lo lasciamo un altro po' in ammollo e dopo andiamo avanti a pulire. Procediamo con il rimuovere la staffa. Adesso, allora, tanto vedete che ho dato una bella pulita con lo spazzolino da denti al carburatore, e vedete che è già molto meglio di prima, non è più nero come era prima, almeno le scritte Harley Davidson. Se qua si vede, sì, insomma, si vede il numero di serie qua sotto, il simbolo dell'Harley si vede. Sì, è molto 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 meglio di prima. Bisogna dargli ancora qualche bella ripulita, ma dopo un po' alla volta, pezzo per pezzo, darà una sistemata. Allora, iniziamo con il rimuovere la staffa che fa da sostegno ai cavi dell'acceleratore, per cui togliamo la vite che c'è sul coperchio. E togliamo la vite che c'è qua laterale. Ok, e già qui ho un po' più di accesso ad alcune parti che prima non riuscivo a pulire bene, per cui andiamo avanti. Ho tenuto la bacinella, vedete che è bella nera, perché appunto è piena dello sporco che c'era prima. Andiamo avanti con il ripulire tutti i pezzi
smontati in modo da togliere via tutta la patina di grasso e di sporco, sempre con la benzina che va da Dio per queste cose. Comunque il carburatore è fatto per stare, è fatto per andare a contatto con la benzina, per cui sapete bene che sicuramente queste cose, questa pulizia qua a fondo con la benzina non gli fa male. Una cosa importante che forse non vi ho detto prima è quella di utilizzare uno spazzolino da denti con le setole comunque in plastica, uno spazzolino comunque con le setole in plastica e non uno spazzolino con le setole di metallo, perché il metallo va a rigare il metallo, per cui quando andiamo a pulire, quando andiamo ad aprire il carburatore, a pulire tutti i pezzi interni del carburatore, c'è il rischio che con le spazzole di metallo andiamo a rovinare tutti quei piccoli forellini che servono per far circolare l'aria e la benzina all'interno del carburatore, per cui ci serve uno strumento di pulizia che vada sia a pulire ma non vada a rovinarmi questi pezzetti. In questo caso uno spazzolino da denti si infila bene, diciamo, in questi, si infila bene dappertutto, per cui va molto bene per pulire il carburatore. Mi infilo un altro po' qua dentro e vado avanti a ripulire tutte queste fessurette. Allora, andiamo a togliere le altre tre viti del coperchio. Una l'ho già tolta prima perché ho rimosso il supporto dell'acceleratore. Queste due qua le avevo già allentate perché avevo attaccato la leva dell'aria. Ok, adesso rimuovendo il coperchio mi trovo la molla di contrasto, si chiama molla di contrasto della ghigliottina, è quella praticamente che mi tiene giù la ghigliottina, che sarebbe questa qua. Allora adesso vedete che va appunto va su con la molla inserita e tenuta giù dal coperchio, la ghigliottina va in alto e la membrana serve per questa qua è la membrana che mi tiene giù della ghigliottina, a cui è attaccata, e sotto, che spunta praticamente dalla ghigliottina, vedete che c'è questo ago tenuto fermo da questo stantuffo. Spero che abbiate visto, perché non so com'è l'inquadratura. Comunque c'è questo ago che si chiama ago conico, eccolo qua. Qua c'è un sedger che serve, con varie tacchette per il livello, in base per alzarmi o abbassarmi l'affondo dell'ago e per permettermi l'accesso della benzina all'interno del carburatore. Ecco, questa è la membrana. La membrana è quella qua e è da cambiare, e la cambierò infatti anche questa, ne metterò questa qua che è più nuova, questa qua la sostituisco, la butto via, spero di riuscire a cambiarla senza problemi, perché come al solito è un po' problematica da togliere questa membrana. Ok, andiamo a pulire di nuovo con la benzina lo spintore dell'ago e andiamo a pulire anche la ghigliottina, sempre con la benzina. Il carburatore lo teniamo da qua da una parte, vedete che dentro è tutto bello nero, andiamo anche qua dentro a dare una bella ripulita sempre con lo spazzolino. Allora, adesso che ho finito di pulire all'esterno il carburatore, ho svuotato la bacinella, gli ho dato dalla benzina, ovviamente la benzina vecchia, cioè non l'ho buttata via ma l'ho recuperata, ce l'ho in una tanichetta e la filtro e la terrò magari se devo, non so, lavare la moto, dare una pulita alle marmite, sgrassare qualcosa, comunque va sempre bene. Ho lavato la bacinella e l'ho riempita con
della benzina nuova, perché adesso dovrò lavare tutti i pezzi interni del mio carburatore man mano che lo smonterò. E qua vedete dell'olio motore, dopo vi spiego cosa serve. Qua in parte ho messo della carta asciugamani. E sopra ci ho messo i pezzettini e che li metterò un po' alla volta in modo da avere una scaletta poi quando dovrò rimontare il carburatore per non far casino. Qui ci sono le viti che mi ero dimenticato di mettere, le tre viti del coperchio e la quarta vite è questa che è quella che mi tiene fermo l'acceleratore, il supporto per i cavi dell'acceleratore. Vedete che la ghigliottina un po' alla volta sta venendo pulita, adesso devo grattare un altro po' di più. Ho preso questa pezzetta qua leggermente abrasiva e vedo se trovo una spugnetta un po' più furba e proverò a pulirla un po' con quella in modo da grattare via un po' di più tutto il bruciacchiato che c'è qua attorno. Ho tolto la membrana vecchia, che era questa, da qua sopra, basta fare un po' di pressione e la membrana. Basta tirare, la membrana si sfila e poi rimetterò su questa. L'olio motore mi serve per lubrificare leggermente la membrana quando dovrò inserirla fra questi due dischetti che sono posizionati sopra alla ghigliottina. È un lavoretto un po' fastidioso, però con l'olio riusciamo a infilarla bene. E non dovrebbe dare più di tanti problemi, comunque dopo vedrete. Con questa spugnetta classica, diciamo gialla verde con la parte verde abrasiva, ho dato una ripulitina alla ghigliottina. Vedete che un po' di sporco è andato via, è già meglio, insomma. Devo reinserire la membrana. Allora, ho un altro etto di olio qua dentro, rovescio in modo che ne vada un goccino sul tappo. Ok. Prendo l'olio e ne cospargo un po' nella parte della membrana che deve andare, che devo inserire all'interno della ghigliottina. Ok, un altro po' di qua. Perfetto, mi sono tolto i guanti per fare questa operazione perché vorrei far danni. E adesso vediamo di riuscire a infilarla qua dentro. Sono delle cornici attorno alla membrana che devono incastrarsi all'interno dei fori che ci sono sotto alle plastiche, sotto a queste cornici qua tonde praticamente, e devono andare a incastrarsi dentro in modo ok, diamo un giro per vedere come si comportano. Vuole un po' di pazienza, eh? Purtroppo queste cose
Mica roba che funziona. Bene. Ok, diamo una pulita dall'olio. Ok, e la nostra membrana è inserita. Perfetto, dopo la riposizioneremo all'interno del carburatore, andrà a inserirsi. Nella sede, coperchio sopra e poi con la molla da alzarsi ed abbassarsi. Perfetto, ridiamo una pulita qui dentro con la benzina pulita, tanto per sgrassare ancora un po' di più a fondo. E poi andiamo avanti con smontare il resto delle cose. Bene, fatto questo, finché sistemo lo zoom, andiamo a rimontare la ghigliottina. Spero, come al solito, di non essere davanti con le mani. Se sono davanti, portate pazienza, ma devo lavorare in qualche maniera. Allora, ghigliottina. Ok, vado a mettere dentro l'ago conico, perfetto, andiamo a mettere dentro il pistoncino di spinta dell'ago conico, ok, la molla di contrasto, perfetto, mettiamo bene. Attenzione che i bordi della membrana siano ben aderenti con la scanalatura che c'è all'interno, che c'è nella parte interna del coperchio. Ok, andiamo a mettere il coperchio. Questa vite qua non la mettiamo perché è quella che mi terrà fermo l'acceleratore, che mi terrà fermo il supporto dei cavi dell'acceleratore, mentre possiamo andare a fermare le altre tre, anche se queste due qua sono quelle che su cui dovrò fissare la staffetta per tenermi il cavetto dell'aria. Comunque vado a fissarle, non le tiro tanto, ma le fisso, le punto appena, in modo che il coperchio stia chiuso e riesco a provare bene il funzionamento della ghigliottina. Comunque finché non ho fissato tutte e quattro le viti non vado a tirarle a morte. Ok, vediamo che adesso vedete che la ghigliottina si muove su e giù senza nessun tipo di impedimento. E risulta anche un po' più pulita di prima. Gruppo dell'acceleratore.
Ecco qua, la vite del minimo che va a premere sul meccanismo. Mettiamo la prima vite, questa di lato, ok, e la vite superiore che mi ferma il coperchio. Fatto una stupidata. Allora, prima se allora non è come le altre viti questa, ma è formata da due parti, questa, il cappelletto, e la vite che si va inserita all'interno. Il cappelletto però devo metterlo prima e poi posizionarci sopra il supporto del cavo dei cavi dell'acceleratore. In questo modo poi riesco a fissare per bene il tutto, ecco. Ok, mettiamo adesso questa. Bene, fissate queste due qua, possiamo fissarle per bene. Le altre due le lascio puntate appena, perché non mi interessa, perché poi devo riallentarle per fissare la staffa per la vite dell'aria. Vedete comunque che qua si muove tutto per bene, per cui siamo a posto. Ok, allora, arrivati a ciò, andiamo a smontare la vaschetta della benzina, per cui giriamo il carburatore sotto sopra e andiamo ad allentare le quattro viti che tengono chiusa la vaschetta della benzina. Anche queste stiamo attenti a non perderle. Allora, ho fatto una ok, abbiamo smontato la vaschetta della benzina, adesso un po' alla volta tiriamo via tutto. Eccola qua. Stoncino, membrana. Allora, tolta questa, vado a dare una bella pulita anche qui dentro. Qua ho il soffietto dello stantuffo dell'acceleratore da sostituire con quello che troviamo presente nel kit, eccolo qua. E poi va montato qua adatto. Anche qua benzina, e diamo una bella grattata. Questa guarnizione qua sarà da sostituire, qui possiamo già toglierla. Ok, vediamo che è bella incrostata. Scherzo tolta, diamo una bella lavata anche qua a tutto. Sempre spazzolino. Questa vaschetta qua di solito sempre piena di benzina, e tramite questo tubicino qua sotto e questa vite
Praticamente questo tubicino qua è quello che mi fa lo spurgo. Qua ho attaccato un altro tubo di gomma che va sotto il motore, allentando questa vite si apre il rubinettino che fa uscire la benzina che mi svuota la baschetta per quando devo andare appunto a rimuovere il carburatore. Vado avanti a pulire tutto per bene, sia qua che l'interno che le parti del interno sotto il carburatore, e dopodiché andiamo avanti con le riprese, perché sennò vi annoiate a guardare io praticamente che sto qua a pulire. Allora, pulita la vaschetta, andiamo a sistemare, ad aprire e a sistemare il diaframma. Il diaframma praticamente è la parte qua sotto, e quando io vado ad accelerare praticamente premo in giù questo pistoncino. Premendo in giù questo pistoncino il diaframma si schiaccia e mi spruzza su da questo spruzzetto, non so come si chiama, da qua praticamente mi spruzza un po' di benzina che va a miscelarsi con l'aria all'interno del carburatore. Quindi andiamo a rimuovere le tre viti che lo tengono chiuso. E andiamo ad aprire il diaframma, che più o meno funziona come la ghigliottina. Praticamente c'è questa membranetta, state attenti perché c'è una molla qua sotto, c'è questa membranetta che mi tiene praticamente, io quando vado a premere vado ad alzare questa membranetta qua, e della benzina viene spruzzata all'interno del pistoncino che vi facevo vedere prima. Nel kit che ho comprato per la revisione c'è sempre c'è all'interno una membrana nuova per la sostituzione. E mi dimenticavo, e c'è anche una molla all'interno, per cui anche la molla va sostituita. Tanto andiamo a prendere i pezzi. In più ci sono anche questi due O-ring, che anche questi vanno sostituiti con quelli presenti all'interno del kit. Perfetto, andiamo a dare una lavata. Thank you.
In questo caso, prima di andare a richiudere il tutto, con il compressore do una bella botta di aria a tutti questi tubicini che ci sono in giro per la base del carburatore, perché non si sa mai che dentro ci sia accumulata della sporcizia o comunque che ci sia andata adesso magari ripulendolo. Per cui compressore dall'interno verso l'esterno e do una soffiata a tutti, appunto, a tutti questi forellini, in modo da pulirli bene e da togliere tutte le sporcizie che eventualmente ci si sono accumulate dentro. Per cui ci vediamo dopo la fine della pulitura. Ho dato una bella soffiata, tutti i fori sembrano abbastanza liberi, per cui andiamo a rimontare la nostra membrana nuova, la molla nuova. Su il coperchio delle ghigliottine abbiamo montato gli OR nuovi che c'erano all'interno del kit. Andiamo a chiudere tutto. Ok, viti. Perfetto, il nostro pistoncino all'interno e sentiamo che la molla vada, che lavori bene. Ecco, la base è a posto. Adesso dobbiamo aprire, dobbiamo rimuovere il galleggiante. Il galleggiante è tenuto fermo. Il galleggiante è tenuto fermo da un ferretto che c'è qua interno. L'ultima cosa che manca per finire di sistemare la vaschetta è la guarnizione della vaschetta. Per cui inseriamo la guarnizione attorno al getto e dopo andiamo a sistemarla lungo tutta la scanalatura del bordo. Perfetto, non andiamo a chiudere subito, ma la mettiamo da parte perché dobbiamo andare a lavorare sul carburatore. Allora, a questo punto dobbiamo togliere il galleggiante perché dobbiamo andare a sostituire la valvola della benzina. Per togliere il galleggiante è tenuto fermo, come dicevo prima, da questo pernetto. Dobbiamo andare con un cacciavitino oppure con un chiodino oppure con una piccola brugola a battere sopra. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Serve un mini cacciavitino. Scusatemi per l'attesa, con questo un piccolo cacciavitino andiamo a battere per togliere sì, ecco, fate un po' di danni.
Quasi. Quasi, manca un altro po'. Ancora un altro po'. Purtroppo con questo cacciavitino qua non ci arrivo più. Eccolo qua. Allora, vediamo se riuscite a vederlo. Sì. Questo è praticamente il galleggiante e questa è la valvolina della benzina che andiamo a sostituire con quella nuova presente nel kit. Eccola qua. Diamo come sempre una leggera spazzolata anche al galleggiante per togliere un po' di sporcizia. Sempre con della benzina pulita, mi raccomando. Ok. E qua vediamo che abbiamo all'interno la base del carburatore. Abbiamo il getto pilota, che è questo qua. Questo è il getto del minimo. Ok, questa è la vitina per la regolazione della benzina. Ok, andiamo a montare la nostra valvolina. Eccola qua, perfetto. Dopodiché andremo a montarla all'interno del carburatore. Pernetto lo lasciamo inserito perché tanto dopo dobbiamo ribatterlo dentro, per cui diamo un'altra bella pulita anche qua lungo tutto il profilo interno del carburatore, della vaschetta della benzina, perché anche qua risulta bello sporco. Ok, ho spostato la telecamera da questo lato perché voglio farvi vedere, meglio cosa andrò a fare adesso. Allora, adesso vi spiego un attimo cosa vado a fare.
Allora, ho montato la valvoletta del galleggiante, adesso andiamo a rimontare il galleggiante. La valvola va qua dentro. Per rimontare metto, vediamo se riesco a farvela vedere, eccolo qua, devo mettermi sulla morsa e dare quattro colpi giusti. Al galleggiante per infilarlo ok. Attento a non battere ovviamente sul galleggiante per non romperlo, perché sennò sono fregato. Perfetto, allora messo dentro anche il galleggiante. Adesso il mio problema è quello di fare la regolazione della valvolina e del galleggiante. Allora, è un procedimento un po' complicato, ma vi spiego, vi faccio, vediamo se riesco a spiegarvelo al meglio. Allora, devo inclinare il carburatore dai 15 ai 20 gradi, ok? Per cui ho fatto un po' di calcoli da manuale e ho fatto un attacco sull'asse e devo, più o meno questa è la misura che deve risultarne in base all'inclinazione che ho. Spero riusciate a vederlo. Allora, in base, no, devo fare così, fate pazienza un attimo, ma non sono molto preparato. Allora, vedete che in base all'inclinazione che do al carburatore, il galleggiante si sposta dentro o in fuori. Il manuale dice che con un'inclinazione fra i 15 e i 20 gradi, la distanza che devo avere fra, non si riesco a mettervelo, eccolo qua, la distanza che devo avere fra il bordo del carburatore ed il galleggiante deve essere compresa fra i 10,5 e gli 11,5 mm, per cui punto il calibro e vado a leggere la misura, che è di 10 mm secchi, per cui è un po' troppo in dentro, devo tirarla in fuori. Per tirarla in fuori come faccio? Devo andare ad agire sull'aletta, questa qua, sull'aletta di metallo che tiene che mi tiene in dentro praticamente la stina del della valvolina. Piegando quella stina lì, praticamente vado a tirarmi leggermente in fuori il carburatore. È un'operazione un po' rognosetta, però. Allora, rimetto il carburatore in posizione e vado di nuovo a misurare la distanza. Però devo misurarla di qua perché di là faccio fatica.
si è mossa leggermente, ma sempre troppo poco. Adesso sono attorno ai 10, quasi ai 10 e mezzo, devo spingerla ancora un po' in giù. Per avere una regolazione ottimale. Sono giusto. Ok, ho deciso che inverto tutto e faccio la misura come deve andare fatta, perché sennò divento matto. Abbiate pazienza se vi metto le mani davanti e se non vedete bene, ma altrimenti mi ci vuole un giorno e mezzo. Ok, sono a 11 mm secchi, per cui la misura è buona. Cosa ho fatto? Per trovare la misura giusta, praticamente con questo micro cacciavitino ho spinto in dentro l'aletta del galleggiante, l'ho spinta in dentro in modo che il galleggiante venisse leggermente fuori. In questo modo sono riuscito a regolare il galleggiante nella miglior maniera possibile, o comunque da manuale. Ho tirato fuori la vite della regolazione della benzina per dargli una bella pulitina anche a questa. C'è formata da una molla e da una randella e ovviamente la vite con lo spillo. Bisogna stare molto attenti a non rovinarla. Allora, quando la smontate, tenete il conto di quanti giri vi servono per smontare la vite e poi quando la rimontate ricontrollate i giri che vi servono per rimontarla. Io purtroppo non l'ho fatto, ma perché non avevo, perché comunque quando giorni fa andavo a tarare la vitina con la moto accesa ovviamente, riuscivo sia a svitarla tutta che a vitarla tutta e non mi cambiava assolutamente niente nella moto, i giri della moto, comunque il motore sentiva che non aveva nessun tipo di cambiamento, per cui vuol dire che c'era qualcosa che non andava. E questo è il problema che mi ha portato a fare la revisione del carburatore. Svitando e dando una pulita al carburatore mi sono accorto che questa vitina qua, vediamo se riesco, praticamente c'è un foro qui dietro che praticamente questa vite qua, che è quella del filtro, avvitandosi va a chiudere quel foro lì. Adesso qua non si riesce a vedere, si riusciva a vedere prima, mi sono dimenticato di farvelo vedere. Comunque si è smangiucchiata, si è tolto un pezzo di alluminio dalla vite e che ho buttato via, non volevo farvelo vedere, ma ormai è fuori nel cortile. E praticamente quello lì secondo me andava o ad ostruire o comunque a bloccarmi il galleggiante o a fare qualche problema all'interno della vaschetta della benzina. E per cui molto probabilmente i problemi alla moto erano dovuti anche a quello.
Adesso mi romperebbe cambiare tutto il carburatore per quel problemino lì, però ho chiesto consigli, vediamo se qualcuno mi dà una risposta. Intanto per il momento resto così. Sistemato anche la vitina della benzina, perfetto, possiamo andare avanti. Allora, ieri sera ho scoperto una bella cosa molto interessante riguardante il carburatore. Praticamente questo foro, non so se riuscite a vederlo, non so farlo zoom. E se si mette a fuoco. Qui vedete c'è un foro qua dietro, che è in corrispondenza di questo. Praticamente questo qua è il foro va fissata la piastra del filtro dell'aria, va fissata qua, qua e qua, mentre questo è un foro di aspirazione dell'aria per il carburatore. Praticamente, vedete, col cacciavite passo dentro, esco e vado dentro l'altro foro che c'è là dietro. Questo foro qua non dovrebbe esserci, questo foro qua dietro. Non dovrebbe esserci perché? Perché praticamente questo foro sbuca nella vaschetta della benzina, sbuca qua dentro, dietro galleggiante. Come si è fatto, come è stato creato questo foro? Molto probabilmente perché inserendo la vite che tiene ferma la piastra di supporto del filtro, devo avere avvitato troppo e praticamente la vite è andata dentro dalla parte di là, ha rotto l'alluminio e ha fatto sto foro. È una cosa molto strana, ho girato più di un anno con sto foro e non ho mai visto perdite di benzina, per cui vuol dire che il foro era tappato comunque dalla vite in un certo senso. Fatto sta che ormai il tutorial ho quasi finito, per cui continuo a farvi vedere le ultime regolazioni e per risolvere questo problema qua provo a spedire il carburatore ad un mio amico che mi ha consigliato moltissimo anche durante tutta la fase di lavorazione del rimessaggio scusate, della ricostruzione del carburatore. Luca di Milano, molti di voi lo conosceranno come Luca 88300, e comunque poi in fondo nei ringraziamenti lo rifarò presente. Lo spedisco a lui, che mi ha detto che ha una pasta particolare che dovrebbe sigillare questa rottura. Provo a spedirglielo, vediamo cosa succede, se ce la fa, perché il carburatore non è, in teoria, mi ha detto che il carburatore non è fatto proprio di alluminio puro, ma è fatto di Zama, che è una lega di alluminio, ed è impossibile praticamente saldarla. Per cui provo a mandarglielo su, vediamo lui se riesce ad aggiustarmelo, altrimenti dovrò comprarmi un carburatore nuovo, per cui domani glielo spedisco e vediamo insomma cosa, se saprà dirmi qualcosa. Allora, andiamo avanti con il tutorial. Praticamente abbiamo le ultime cose da finire, arrivati a questo punto, sono praticamente smontare i getti e dare una bella soffiata dentro. Allora partiamo con lo smontare 185. Ok. E il 42 mi sembra che è qua dentro. Eccolo qua. Il 48, scusate. Allora, il getto del massimo, questo qua, praticamente vedete è un nottolino
forato. Che va a inserirsi all'interno di questo altro spiglione qua, praticamente conico, forato anche questo. Dentro qua, no, è difficile vederlo, comunque c'è l'ago conico che viene fuori dalla ghigliottina. Praticamente l'ago, questo qua, quando la ghigliottina torna in sede, spinta dalla molla, l'ago viene spinto qua dentro e mi regola praticamente il getto della benzina in accelerazione. Questo invece è il getto del minimo, il 48, vedete, è formato da sempre questo notturino che si avvita e poi c'è questo cilindretto che ha dei fori, vedete che ha dei fori sempre per il passaggio della benzina. Anche questo gli diamo una bella pulita con un po' di benzina e lo spazzolino da denti. Poi con il compressore, pistola, diamo una bella soffiata all'interno dei fori. Ora non lo faccio qua con la telecamera, altrimenti sentirete un casino assurdo, per cui metto un attimo in pausa, do l'ultima soffiata, dopodiché ci vediamo per il rimontaggio del carburatore. Abbiamo soffiato, adesso andiamo a riavvitare il minimo. Ok, e 185 qua sopra. Ok, e qua siamo a posto. Ora, per rifissare il tutto, intanto sistemo bene la guarnizione, in modo che quando vado a chiudere il coperchio della vaschetta non ci siano pizzichi vari in giro che potrebbero crearmi problemi. Devo infilare questo cilindretto qua, che è quello che mi spruzza la benzina qua sopra il galleggiante, e devo infilare l'ago dell'acceleratore all'interno dello stantuffo della membrana. Prima di chiudere controllo bene la guarnizione che sia dentro in sede, dopodiché appoggio, perfetto. Ok, e adesso vado a richiudere con le vigi. Tanto le punto col cacciavitino piatto qua, dopo prenderò cacciavite a stella che non ho qua comodo. Le tiro ovviamente sempre incrociate in modo da avere un lavoro, da avere una pressione più o meno costante, insomma, come tutte le cose. Ok, bene, il carburatore è a posto. Se non fosse stato per quel problema di ultima cosa, il soffietto del cavetto dell'acceleratore, questo qui,
devo tirarlo un po' in giù e incastrarlo. Vedete che c'è un po' di aria lì, ci vedete un buchino. Devo tirarlo un po' in giù, spingerlo un po' in là, in modo da coprire bene l'ingresso del lago nella membrana, in modo che non vada dentro polvere, non vada dentro schifo. Anche qua con un po' di pazienza. Perfetto. Adesso vedete che è dentro e copre tutto l'ingresso del lago. Quando vado a premere l'acceleratore, quando vado a girare l'acceleratore, il lago viene spinto in basso. E il soffietto fa il suo dovere, ecco. Bene, allora, il carburatore è pronto, sarebbe pronto da montare. Purtroppo c'è quell'inconveniente lì, per cui non lo monterò e niente, vedremo il da farsi. Vedremo come andrà a finire. Bene, quando mi tornerà giù il carburatore sistemato, andremo avanti con il tutorial e vi farò vedere come rimontarlo, come riposizionarlo, come montare la guarnizione qui dietro con alcuni accorgimenti ecco, vi mostrerò insomma come si concluderà il tutorial. Bene. A dopo. Ieri ho ritirato il carburatore finalmente sistemato con la pasta per tappare il foro che c'era. Praticamente l'ho portato martedì, mi sembra, e se l'è tenuto 2 giorni e giovedì sera era pronto. Allora vi faccio vedere praticamente qui. La schiena dell'acceleratore in questo punto, vediamo se ha messo fuoco. Vedete che non c'è più lo spazio che c'era prima. Praticamente questo foro passava dentro qua e andava la vite andava dentro al corpo del carburatore. Invece adesso vedete che è proprio chiuso, non si vede neanche più il foro di questa vite qua. E dentro invece risulta così. Vediamo se riesco a trovare la luce giusta. Eccolo qua, più o meno. Praticamente vedete che c'è tutto questo strato qua di pasta e anche dentro ce n'è un bel po'. E appunto per tappare bene il buco. Il galleggiante, ecco, caduta la valvola. Ok, tutto a posto. Il galleggiante una volta inserito ci sta giusto praticamente e non batte contro, si muove giusto e non batte contro la pasta, per cui posso rimontarlo senza problemi. Ecco, vi ho già fatto rivedere comunque come rimontare tutto il carburatore, per cui non sto qua a rifarvi vedere tutto, finisco di rimontare il carburatore
e andiamo avanti con il video. Allora, ho tirato via anche il collettore, potete vedere lì sopra il tavolo, non è stato molto difficile, non l'ho filmato perché vabbè, me ne parlo adesso. Allora, sto mettendo via il flessibile perché per riuscire a togliere le viti tramite consiglio del mio buon amico Griso, ho praticamente tagliato e piegato questa chiave da un quarto. Allora l'ho tagliata, ne ho tagliato via circa un centimetro perché non riuscivo a passare fra le teste per svitare le viti quelle dalla parte del carburatore, però anche le altre secondo me si fa un po' più fatica. E se vedete non è dritta ma è leggermente inclinata in su, e per inclinarla ho utilizzato la fiamma, questa qua praticamente, funziona con una bomboletta a gas e si inserisce la bomboletta a gas dentro la parte bassa, poi la parte bassa si avvita sulla pistola sopra e qua c'è la regolazione per aprire o chiudere il gas. Scalda un bel po', non sono riuscito a piegare il sissi bar però quando l'ho fatto con quella lì perché non scalda abbastanza, però una robetta così diciamo l'ho scaldata bene e si è piegata, vedete, anche abbastanza recentemente. Ovviamente non sono riuscito solo con la chiave ma mi sono fatto dare una mano dal mio piccolo amico, questo tubo da un pollice da idraulico che mi è servito per far leva e per togliere e per allentare le viti. E ho allentato le viti, ho tolto il collettore, vedete che qua ho il nastro adesivo perché era tappato, adesso non mi serve più perché tanto poi rimonterò il carburatore, per cui posso anche toglierlo. L'ho tolto per cambiare le guarnizioni delle teste, che sono le guarnizioni dei collettori, che sono queste. Quelle due che c'erano prima sono queste qua, che sono parecchio deformate ed erano anche belle incollate. E metto su le altre due e la guarnizione che erano in dotazione con il kit per la ricostruzione del carburatore, c'erano anche le due guarnizioni, per cui volevo mettere dentro le guarnizioni e andiamo a rimontare il collettore sul motore. Allora, andiamo prima dalla parte di là, però devo sistemare un attimo la telecamera, per cui metto in pausa. Allora, come vedete, qua ci sono i due fori, uno di qua e uno dalla parte di là del carburatore con delle teste con dei cilindri, vediamo se riesco a parlare oggi, con i fori per inserire le viti. Per cui prima inseriamo queste. E una da una parte e una dall'altra. Sì, non è un lavoro tanto difficile, il problema è riuscire a togliere, il problema è riuscire appunto a toglierle le viti, poi tutto il resto insomma è abbastanza una stupidata. Il problema è quando le viti sono abbastanza dure che la cosa inizia a diventare problematica. E io cosa ho fatto? Prima gli ho dato una botta di svitol e poi con la chiave che avete visto prima e con la chiave che avete visto prima e con il palio riuscite, cioè, e mi raccomando soprattutto colpi secchi per togliere le viti, non tirate con calma perché rischiate di spanare la vite o addirittura di tranciarla. Bisogna andare appoggiarsi e sentire quando la vite è in tensione, quando la chiave è in tensione, e dare un bel colpo secco sul tubo in modo da dare una bella botta di forza subito e riuscire ad allentare la vite, ma non state lì
cioè, secondo me con la calma, provando ad allentarla piano, è peggio e rischiate di fare ancora più danni. Questo è il collettore dall'altra parte, mancano le due viti quassù, una di qua e una di là, che adesso vado a montare. Per cui mi raccomando, colpi secchi, un bel colpo secco e ce l'ha fatta, insomma ce l'ho fatta anch'io, per cui si passano proprio a filo. Vabbè, comunque avete capito come funziona il gioco. Adesso vado avanti a montarle, dopodiché dopodiché vedrete come va montato il carburatore.